시간. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Anna. Allora, sto facendo un video un po', diciamo, delicato. Allora, io non lo volevo fare, però sto vedendo, è il mio cane, molte critiche e molta cattiveria, molte cose brutte, quindi ho deciso di farla anch'io, finalmente. Allora, io ovviamente esprimo la mia opinione. Non mi interessa se poi vieni da dire tu una pensi male, lei è falsa. Allora, partiamo prima cosa. Follettina Creation, e qua vi dico tutto. Allora, io penso che non è così cattiva e falsa come la descrivete. Lei praticamente si sta solamente gasando sul fatto che ha molti iscritti, è molto seguita e molte persone gli fanno i regali. Forse magari si sta approfittando dei regali, nel senso che ormai non accetta più quelli là fatti con il cuore e economici, ma vuole regali della sua lista Amazon. Allora, questa benedettissima lista Amazon, capisco tesoro mio, stai morendo di fame, come ha detto, vabbè, adesso non sta più morendo di fame, però vabbè. Dico, ovviamente i tuoi iscritti ti vogliono fare regali che ti servono e non ovviamente, come si dice, i vestiti delle bambole Reborn. Allora, io penso che ovviamente, ok, ognuno ha la propria passione, la propria fissa, bambole, cellulare, vestiti, quello che è, va bene, ok. Probabilmente io ti voglio fare un regalo, anche magari più economico, perché comunque vestiti, bambole Reborn, le cose che piacciono a Follettina Creation, non è che costano poco. Però se la rendono felice, ok, però la dovrebbero rendere anche felice quelli fatti a mano o comunque i primi regali che all'inizio diceva. Perché allora io parlo così perché ho visto il video di Pat, sapete sicuramente chi è Pat, che praticamente c'è stata questa ragazza che ci sono stati degli screen, che c'è stata questa ragazza che gli voleva regalare questi cosmetici, ma lei, Follettina Creation, gli ha detto che preferiva qualcosa della lista Amazon. Allora, io ho iniziato a cambiare un pochino idea su Follettina Creation, su questo video qua che ho visto ieri, su questa cosa qua. Scusate se vedete il riflesso nei miei occhiali, ma c'è la luce e non è colpa mia se gli occhiali, quindi scusatemi. Allora, io penso che Follettina sia, non tanto in generale, a me fa pena, nel senso, appena la vedo, cioè, ma chiunque appena vedesse una signora così, cosa penso? Ovviamente che è una brava signora, che fa bene, bla bla. Allora, a me fa tenerezza anche. Cioè, io non sono a criticarla, anzi sono in via di mezzo. Ci sono pro e contro, però ovviamente non vado sotto i video a tartassarla di brutte parole. Perché, allora, io dico, vabbè, gli haters ci saranno sempre, ma appunto sono delle teste di cazzo. Bim bim bim. Allora, io dico, se a me non piace un video, no? Io non vado a vedere i contenuti o quella persona che mi sta antipatica e vado a tartassarla di brutte parole. No, a me non mi interessa. Il problema è che questi haters stanno rosicando sulla popolarità di Follettina. Ed ecco perché gli scrivono molte cose cattive. Perché è impossibile scrivere devi morire e cose così a una persona che sta facendo dei video su YouTube. E dai, che palle! Sinceramente, se non vi piace non la guardate, ma dico, ma quanto ci vuole? Cioè, veramente, fate incazzare, vi prenderei a sberle, a me se non mi piace non la guardo, ma siccome a me piace Follettina Creation, io la guardo, ma ovviamente non gli farò mai un regalo, ma non perché non posso più tanto, perché non vorrei che poi non le piacesse, quindi non gli faccio niente. E ovviamente non vado a comprargli qualcosa dalla lista Amazon, e preferisco comprarmi qualcosa io, comunque comprargli qualcosa che gli serve e non i pannolini delle bambole Reborn. Però questo è un altro discorso. Io dico, se non vi piace non la guardate, e questo è il punto. Tipo, come sempre ho visto nei video di Pat, ci sono stati tipo al suo raduno ragazzine e ragazzine che l'hanno presa per il culo ed erano là solamente per fare questo. Io dico, non si fa così, vi dovete veramente tagliare la faccia, perché quella povera signora si è messa a fare a mano 25 e 25 porta chiavi per voi, per i suoi fan. In qualche modo quindi vi ringrazia. Poi se la seguite, seguitela, ma non prendetela per il culo. Se dovete seguire una persona, la dovete seguire perché vi piace, non perché la odiate. Anzi, così date più popolarità, ancora non avete capito niente. E questa è quella la cosa bella, anche io vorrei essere odiata lì, portate poi dove si stazionano i soldi e bla bla.
Dico, così uno la può pensare. E se non mi piace, non la guardare. Io la penso così. Io non penso che sia così tanto falsa e cattiva per niente. Perché si vede comunque. Si sta solamente approfittando di questi regali. E niente di più. Perché si vede che non è cattiva. Perché le persone cattive sono quelle là che vanno a scrivere cose orrende sotto i commenti. Che una persona non si vorrebbe mai leggere o sentire. Dico, che palle. Comunque basta, non ho nient'altro da dire, io la penso così, poi voi la pensate in un vostro modo, ma dovete pensare con il cervello e non con il sedere, ok? Quindi niente, spero che questo video vi piaccia, se siete d'accordo con me, anche per metà, lasciate un like, ma lasciate il like lo stesso a prescindere, però vabbè, se siete d'accordo lasciate il doppio like, se si potrebbe dire, no, non si può dire, però avete capito, è stressante. Fare questi video perché poi ti sale il nervoso e non sai come parlare perché prima ti riempi la testa di cosa dire, poi comunque like, iscriviti al canale, santo Dio benedetto, bacionis. No, penso che una persona si deve iscrivere al canale se piace quei contenuti e piace e sta simpatica con la persona. Se non vi sta simpatica non andate a guardare i suoi video e non riempitela di insulti. Perché è inutile e vi rendete solamente ridicoli. Quindi basta, ok? Lasciate un like, iscrivetevi e baciones! Sì, copia Gianmarco Zegato perché Gianmarco Zegato è la mia vita. Quindi...